Sicuramente non abbiamo fatto una buona prestazione, anche se prendere gol dopo un minuto e avere un infortunio al primo minuto di gioco di Tavernelli sicuramente non è stata la situazione migliore per iniziare una partita. Poi credo che siamo stati in gara per gran parte del primo tempo, abbiamo concesso ancora un gol su un calcio di punizione, quindi la Reggiana nel primo tempo ha battuto un angolo e una punizione ci ha fatto due gol. Questo è sintomatico di una partita che è nata male, che non abbiamo avuto la capacità di rimettere a posto rispetto a quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre capacità. È una situazione sicuramente che dispiace, però credo che non bisogna neanche buttare tutto per aria o mettere subito, alzare le critiche in modo feroce come mi sembra che stia facendo, ma capire che il campionato di Serie B è un campionato molto duro, molto difficile. L'ho detto ieri, prima della partita, quando si parla sempre di pensare alla Serie A o di pensare a cose di questo genere, io credo che dobbiamo proprio pensare partita per partita con grande umiltà. L'ho detto ieri, lo dico oggi, finita la partita. Noi siamo una squadra che deve avere la capacità di saper interpretare le partite in un certo modo e nelle nostre caratteristiche, nel momento in cui non riusciamo a farlo, credo che possiamo vivere partite come questa, che poi nel secondo tempo su tre contropiedi abbiamo concesso tre palle gol importanti alla Reggiana, e questo sicuramente mi dispiace perché credo che abbiamo capacità e caratteristiche per poter fare prestazioni diverse, però sicuramente oggi non è stata una partita positiva. È stata una Reggiana che ha giocato con grande equilibrio, che è venuta qua a Cittadella cercando di mettere in campo quelle che sono le caratteristiche che in questo momento ha, i punti di forza dei calciatori. È stata una buona Reggiana, ma non credo che sia stata la migliore. Secondo me ci sono state anche altre buone partite, dove secondo me a Chievo abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto bene anche a inizio campionato. Ma comunque una prestazione positiva in un momento positivo della squadra. Mister, un 4-2-3-1 che ha mandato in tilt la manovra del Cittadella, cosa la soddisfa particolarmente della prestazione di oggi e come avete preparato questa partita? Mi soddisfa l'atteggiamento dei miei calciatori, il merito va sicuramente dato a tutti i ragazzi per come hanno saputo interpretare e leggere la partita, quindi grande merito a loro, mi soddisfa questo, di come la squadra ha voluto mettere in campo le proprie idee, il proprio atteggiamento, e questo è per me soddisfacente, quindi il merito è tutto dei miei calciatori.